di tutto spero che la luce sia abbastanza decente perché oggi fuori è un pochino nuvoloso e quindi non ho la luce del sole da sfruttare. Oggi sarà un video un po' diverso dal solito, vi spiego. È un po' di tempo che vedo girare su YouTube e dei video dove parlano di cose da mangiare e ad esempio i top e flop del mese, del periodo, così e così. E devo dire che mi ci chiudo davvero a vederli e quindi ho pensato perché non farlo? Avevo anche posto questa domanda su Facebook e un paio di cose, se non sbaglio, mi avevate risposto, avevo ricevuto dei like, ho pensato facciamolo, vediamo come va e facciamolo. Poi almeno mi dovete parlare di cose da mangiare perché starei qui a parlarvi ore se voi volete, quindi. E volevo mostrarvi quindi diciamo, i top e flop un pochino di questo mese e mangerecci. Inizio subito, devo dire che sono stata anche brava perché ho selezionato cose abbastanza salutari, ecco. Però schifezze schifezze questo mese non ne ho proprio mangiate, anche se sono ingrassata, ma va bene così. La prima cosa che voglio bocciarvi, partiamo dai bocciati, sono queste fette biscottate della Grissin Bon. Che sono il gusto classico. Allora, la cosa che per cui l'avevamo comprato essenzialmente era il fatto, ora vi faccio vedere, che sono confezionate 4 per volta. Perché ogni volta che compro i pacconi di fette biscottate, tendono dopo un pochino ad ammosciarsi e a perdere croccantezza, io a quel punto non le mangio più. E quindi questo qui era un modo carino per mantenerle comunque sempre fresche alla fine. Si chiamano le fresche biscottate comunque. Il fatto è che non sono buone e gustose tipo quelle della Gentilini, per farvi capire che sono belle mielose in bocca. Queste sono un po' insipidine. Cioè, le mangio perché le mangio soprattutto a colazione con la marmellata. Però non mi fanno proprio impazzire, non è proprio un bocciato, però non mi fanno impazzire, preferisco nettamente altre marche di fette biscottate. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite. Di bocciato poi ce n'è solamente un altro che vi metto la foto qui mentre parlo perché l'ho buttato. Era praticamente un mix di surgelati, di fritti surgelati. Ecco, questa era una schifezza. E abbiamo voluto provare a prenderla io e mia madre per fare una cena insomma più sfiziosa quando eravamo sole. E l'abbiamo presa in offerta. Se non sbaglio, vengono intorno a prezzo pieno, forse quasi 4 euro. In offerta venivano 2 euro e qualcosa, 2,90 euro, una cosa del genere. E dentro c'erano delle mini mozzarella in carrozza, dei mini arancini, delle mini crocchette e delle mini olive ascolane. Devo dire che io da questa cosa ne aspettavo tantissimo, invece non mi è piaciuta per niente. Intanto erano veramente molto molto mini, cioè lì quasi nella scatola te la spacciavano come potesse essere un pasto, ma no, cioè veramente no. E oltretutto proprio a livello di gusto, niente proprio di particolare, cioè tipo la mozzarella in carrozza era super insipida, l'arancino non mi è piaciuto e la crocchetta di patate sapeva proprio di patata lessa, proprio sembrava proprio che stessi a mangiare le patate lesse, non era la crocchetta di patate. L'unica cosa buona erano le olive ascolane, però ecco, assolutamente non lo ricompreremo più perché non mi è piaciuto proprio, e poi oltretutto nemmeno costa poco, quindi. Mentre di cose che mi sono piaciute tantissimo questo mese inizio mostrandovi questi biscotti della Kellogg's. Sicuramente riconoscete, sono i Biscuit Moments. Qui vedete quelle mirtilli, ma in realtà qua dentro ce ne sono dei missi perché avevo mischiato le due scatole. E i miei preferiti sono quelli alla fragola e appunto quelli al mirtillo, ma fra tutti quelli alla fragola proprio mi piacciono tantissimissimo. Ho provato anche quelli al cioccolato, ma onestamente non mi erano piaciuti. Non lo so, strano perché vado matta per il cioccolato, però non mi erano piaciuti. E questi qui sono carini, cioè sono carini, sono buoni come spuntino al pomeriggio perché sono leggeri, non hanno tantissime calorie e sono veramente molto molto buoni. Mentre come schifezzuola io adoro da morire i mini Kinder. Sono carini perché, vi faccio vedere uno se non l'avete mai visti, sono veramente minuscoli. Però diciamo che vi levano lo sfizio, hanno pochissime calorie,
e vi levano lo sfizio del dolce, quindi io ci vado matto. Ed è carino perché ora noi qui abbiamo i mini Kinder, questo uno sventolante, ma esiste anche i mini Kinder cereali che noi amiamo e i mini Kinder Bueno, che però non ci andiamo proprio matti. Poi di non marche, chiamiamoli così, volevo mostrarvi questi crackers con il riso soffiato, che sono questi qui, che li ho scoperti da in questo mese, sì. E ci sto andando matta, mi piacciono da morire. E i più buoni che finora ho assaggiato sono proprio questi qui della Conad. Sono più buoni perché rispetto agli altri, non mi ricordo di che marca erano gli altri che ho provato, si sente molto di più il riso soffiato, proprio il croccantino, è proprio buono buono buono, mi piacciono davvero tantissimo. E poi il top proprio dei top sono loro, che sono i frivolini, ovvero sarebbero dei simili pavesini, ma vi dico, sono anche più buoni dei pavesini. E questi qua sono dei Lidl, della marca del Lidl Real Forno. Tra l'altro vengono pago perché se non sbaglio sono 8 porzioni, qui c'è scritto, il porzione è un pacchettino. Questo qua è un pacchettino e non sono nemmeno pochissimi dentro. E se non sbaglio viene 1,20 euro, una cosa del genere, è veramente poco e sono buonissimi. E vi dico anche che li ho usati proprio l'altro giorno per fare il tiramisù alle fragole, che presto vedrete la video ricetta perché lo rifarò. Ed è venuto favoloso, favoloso davvero. Quindi questi, se andate a Lidl, prendeteli, non ve ne pentirete assolutamente. E niente ragazzi, questi erano i miei top flop, come li vogliamo chiamare, non so nemmeno come chiamerò questo video. E mangerecci di questo periodo, fatemi sapere quali sono i vostri e se avete assaggiato qualcuna di queste cose. E io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie, oggi nel mio canale troverete un nuovo video. Stavolta un video diverso dai soliti make-up posi perché vi svelo un'altra mia grandissima passione, mania, come la vogliamo chiamare, che forse supera anche un po' quella del make-up in quanto a quantità, ed è quella dei gioielli. E quindi insieme a Katy Centos, vi mostro gli accessori che ho utilizzato di più in quest'ultimo mese.